Mister, notavamo in settimana, tra l'altro, una curiosità, che l'ultima volta che lei aveva incontrato gli azzurri era il 17 novembre 2012, Vicenza Novara, la panchina costò cara a Gattuso ed ebbe inizio l'era Ietti. Stavo per concluderla, no, Alfredo è un amico e in ogni caso sono contento, perché non sono contento di certe cose di questa partita, di altre sì. Do merito al Novara di essere una squadra molto viva, che non si è fatta demoralizzare, che è riuscita a ricompattarsi e ha meritatamente centrato il pareggio. Noi dobbiamo trarre insegnamento da questa gara. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo avuto una gappata del 3-0, però a dimostrazione che se molli un po', insomma, rischi di brutto, perché poi alla fine poteva succedere di tutto. Continuiamo la striscia positiva, certamente sapendo che, insomma, da questa partita, al di là di quello che è il risultato, dobbiamo farne tesoro. Cosa le è piaciuto di più e cosa le è piaciuto di meno in questa partita? Il primo tempo mi è piaciuto tutto, perché abbiamo stati con le giuste distanze, non mi è rischiato niente, abbiamo giocato con personalità, bene. Il secondo tempo è l'opposto, siamo scesi di intensità, ci siamo abbassati troppo, i duelli che vincevamo nel primo tempo li abbiamo persi, insomma è stata una partita a due facce. Ci sta, perché in ogni caso il calcio è questo, però insomma da qua dobbiamo diventarne ancora più consapevoli e forti. Grazie.